la supermensa scolastica al centro del Consiglio Comunale di Arezzo con un'interrogazione e un emendamento al piano triennale delle opere pubbliche presentati dai consiglieri comunali Francesco Romizzi ed Alessandro Caneschi. In Consiglio è infatti approdato il piano triennale delle opere pubbliche approvato con 18 voti favorevoli che contiene appunto il project financing per il centro unico di cottura. Di fatto noi chiediamo che rispetto a quanto l'assessore Tanti ha dichiarato, quindi di aprire un percorso partecipativo includendo i genitori dei bambini che vanno a scuola, si passi appunto dalle intenzioni ai fatti e quindi che ci sia un incontro immediato tra l'assessore e i genitori, e in modo tale che l'assessore possa anche recepire alcune indicazioni che riteniamo assolutamente positive, tra le quali anche di rimettere in discussione il fatto di questo progetto che l'amministrazione comunale ha fortemente voluto, perché ha messo nel piano triennale con un importo talmente preciso e quindi dal quale si capisce che l'amministrazione aveva già deciso di fare questa supermensa, e poi con l'azione invece dei genitori in questo intervento sembra che l'amministrazione l'abbia un po' stoppato. Quali alternative potremmo mettere in campo? Per esempio, invece che fare una supermensa, mettere a bando la ristrutturazione delle attuali mense. Presente questa mattina in consiglio anche il comitato Giù le mani dalle mense. Noi siamo qui per verificare che la volontà dell'assessore Tanti sia realmente quella di ascoltarci e di riprendere qualsiasi progetto sulla realizzazione di mense scolastiche nel comune di Arezzo dopo aver ascoltato tutte le alternative e aver valutato tutte le proposte. Sull'argomento ovviamente è intervenuto anche l'assessore Lucia Tanti. Il comitato Giù le mani dalle mense, io l'ho già ricevuto il 28 di novembre, ha fatto una proposta alternativa che credo sia corretto e doveroso analizzare e la stiamo analizzando. Con lo stesso metro, con la stessa misura con cui analizziamo la proposta del soggetto privato di Project circa la supermensa. Quindi siamo in una fase di valutazione tecnica. Noi oggi abbiamo 12 mense che servono 58 scuole. In realtà di queste 12 soltanto 6 veicolano, quindi di fatto abbiamo 6 mense per tutto il resto delle altre scuole. Mense degli anni 70-80, mense che rispondono ai criteri di 40 anni fa e che nel momento in cui ci mettiamo le mani bisogna mettercele con contezza e con efficacia. Questo lo faremo. Poi cosa faremo nel dettaglio lo decideremo a febbraio, quando tutta la fase di analisi delle proposte e di confronto sarà esaurita.